Nicholas e Daniel Caffell erano due gemellini di 6 anni, sani, belli e giocosi, bambini con le lentiggini, quelli coi calzoncini corti che si inseguono nei prati, come in una poesia di Ada Negri. Nicholas e Daniel sono stati uccisi a colpi di fucile nei lettini della lussuosa fattoria del nonno, chiamata The White House, in Inghilterra, mentre dormivano. Daniel è stato trovato con il pollice fra le labbra, sulle pareti stampate a fiori schizzi di sangue. La testolina dei bambini sfiorava le lenzuola. I corpi dei piccoli, insieme a quelli della madre Sheila e dei nonni materni, Jeremy e June Bamber, furono trovati la mattina del 7 agosto 1985. A distanza di più di 30 anni, il padre Colin non si dà pace. Erano la mia vita, pieni di entusiasmo, divertenti. Per tutto questo tempo ho custodito gelosamente i 3 dentini da latte che avevano perso. Li tenevo in una scatola, nel cassetto del comodino. Ogni sera aprivo quella scatolina e toccava a quello che restavo dei miei figli. Poi nel 2002 me li hanno chiesti per una comparazione delle impronte genetiche. Mi hanno assicurato che ne avrebbero utilizzati due. Dissi di sì a malincuore, ma accettai. Un dentino da latte era meglio che niente, meglio che piangere davanti a due lapidi. Non li ho più rivisti invece. Non si dovrebbe sopravvivere ai propri figli. Colin Caffell riesce a malapena a ricordare i termini di quello strappo. Il sangue, i 25 colpi sparati contro 5 persone. La storia di un delitto comincia prima del delitto. Questa inizia seguendo le fumose, gentili atmosfere care a Charles Dickens. Era il 1961. Dalla relazione di una guardia di servizio a Buckingham Palace e la figlia di un vicario nasce un bambino. È il mese di dicembre del 61, le famiglie concordano di dare in adozione il piccino allo scopo di evitare lo scandalo. Jeremy, due occhi turchini e le labbra perfette, viene affidato in termini definitivi ai ricchissimi Neville e June Bamber, proprietari terrieri dell'Essex, che già 4 anni prima hanno adottato la piccola Sheila. I due bambini crescono in una residenza georgiana, una di quelle preferite dall'aristocrazia campagnola. Sono bellissimi, vivaci, ribelli, ed il padre Neville è un osso duro. Gli scontri sono frequenti. A Sheila viene diagnosticata una forma di schizofrenia e la madre arriva a dirle: sei figlia del diavolo. Jeremy viene spedito in collegio, forse violentato a scuola già al suo arrivo. Il padre vuole che studi. Lui non arriva a diplomarsi. Intanto Sheila ha sposato Colin Caffell, dal quale ha avuto i gemellini. La coppia scoppia presto ed i bambini passano la maggior parte del tempo col padre. Quell'estate, l'estate del 1985, Jeremy Bamber, 24 anni all'epoca, chiama, ha sconvolto la polizia. È tornato a casa dei genitori adottivi e ha trovato tutti morti: mamma, papà, nipotini. La sorella Sheila tiene nella mano destra una pistola. È stato un omicidio-suicidio. Forse aveva ragione la madre quando la definiva figlia del diavolo. Ai funerali Jeremy Bamber ed il padre dei gemellini partecipano distrutti nell'anima. Il villaggio non sa trattenere l'orrore per la strage nella Casa Bianca. Storia chiusa, si dirà. E invece no. Perché un dettaglio riferito da Jeremy, mio padre agonizzante, mi ha chiamato: vieni qua, tua sorella ci ha sparato. Non trova riscontri. Jeremy Bamber crolla e ammette: ho ucciso tutti io. Volevo essere l'unico erede. Successivamente ritratta. E qualche anno fa ha presentato prove che dimostrerebbero la sua innocenza, ma nessuno gli ha dato retta. Resta in prigione, ha circa 60 anni, e protesta la sua innocenza dopo aver schivato in cella un tentativo di omicidio. Il padre dei due gemellini uccisi dallo zio ancora piange per quei dentini da latte, per
perduti.